buongiorno. E ben svegliati. L'azzurro del nostro studio di via Teulada tra un po' lascerà il passo all'alba, al nuovo giorno. E noi avanziamo con il giorno che arriva. Avete dormito bene questa notte? Voi dormite Avete bene? Dormito. Se avete dormito, certo. Voi dormito bene? Se avete dormito. Diciamo che sono a credito di sonno. Comunque, ma sa che non si recupera. No, non si le tapparelle abbassate. Rai 1, siamo su Rai 1, la stessa rete che non più tardi di 10 giorni fa mandò in onda Ratatouille. Sì, che un bello! Un film bellissimo della Pixar Disney, esatto, dove come protagonista abbiamo Topolino. Remy. Sì. Remy. Non credo sia lo stesso che assieme ad altri popola la metropolitana di New York. Noi ci spostiamo per prendere il primo, secondo, per me il secondo caffè della giornata, per lanciare una delle notizie che ci ha più colpito questa settimana, perché esiste un paese che forse ha trovato una soluzione enorme. Allora, che cosa ha pensato? Lo Stato si è ingegnato e ha deciso di abbinare il numero di serie dello scontrino fiscale, la lotteria, scuotere l'eventuale pensione, che non è mai abbastanza. Ho addosso un bicchiere d'acqua e lui risponde: grazie per la doccia, thank you for the shower, daddy. Adesso un video che... E allora, adesso noi ci occupiamo di sociale, perché siamo in pieno inverno e ormai il freddo diventa davvero di giorno in giorno più ad orientarli verso servizi del territorio che possono dargli una mano. Anche noi possiamo dare una mano per sostenere questi progetti. Si può inviare un sms del valore di 2 euro al 45507 oppure 2 o 5 euro chiamando da telefono fisso. E per maggiori informazioni abbiamo anche un sito internet www.progettoarga.org. Come sempre, grazie per la vostra generosità. Buongiorno Italia. Dalla Cina noi ci spostiamo in una città che è stata ed è tuttora una delle capitali della musica mondiale. Massimo Proietto ci accompagna a Cremona. Non sei nessun paragonato al corpo umano, deve vivere. Quindi ogni mattina dalle 8 alle 9 io curo di poter... Grazie davvero a Cremona per averci fatto godere del canto di questo Stradivari. Grazie a Massimo Proietto. Se ne parla in famiglia, tra poco torneremo a parlare della questione degli scontrini e dell'evasione fiscale prendendo spunto dalla vicenda del Maxi Blitz di Cortina. Prima però torniamo alla cronaca, torniamo a parlare della nave da crociera Costa Concordia. Sono in corso le operazioni al porto di Santo Stefano, giusto? Io sono al porto di Santo Stefano e sto seguendo a più una ventina di gradi per poi arrivare a 90 gradi. E sono tratte in salvo dalla nave e come procedono i soccorsi adesso? 229, 1023 disposti appunto qui a Porto Santo Stefano. Grazie. Buona giornata e saluti. Buon lavoro a lei. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Grazie anche a voi, buongiorno. A voi. Allora, riprendiamo allora a parlare noi di scontrino fiscale. Sì. Scontrino fiscale, questo sconosciuto che fa... triplicato, in alcuni casi quadruplicato. Torna a parlare anche di multe per chi non pretende lo scontrino o la ricevuta fiscale. Buongiorno ai nostri ospiti, professor Domenico De Masi, sociologo. No. Buongiorno. Triolo, partiamo proprio da lei. Ricordiamo... Bisogna di tornare sulle cifre del blitz di Cortina, per sì hanno lo stesso concetto di onestà. Ma perché alcuni commercianti lo scontrino non lo fanno? Ma guardi, è un po' di 2 milioni di contribuenti. Capire, un decreto legge del 1900 l'obbligo per i cittadini di conservare lo scontrino di ogni acquisto entro 30 metri dal negozio. In quel diario... le buone idee, può essere molto utile. Mariangela Pira parlava del Brasile, noi anche stamattina in apertura abbiamo parlato di altri paesi come ad esempio il Taiwan. Finanzieri senza divisa. Triolo, il vostro sito si chiama TAS. Mettere in contatto e non riescono. Funziona. Guardi, io vedo in questo momento che la maggior parte del... Come succede spesso, sempre nel nostro programma, e lo raggiungiamo. Che sono arrivate per dare un lavoro a Fabrizio Corona al suo successo del programma di Canale 5, questo era il carcere. Poi, poi quel posto si vive, si mangia bene, bene, si sta bene, diventa un caso l'ennesimo, normali, cioè senza mutande. Che cosa succede? Si tratta semplicemente di bande. Ah, con le mutande davanti al banco. Per fare programma. Siamo contenti, scusa, e le facciamo a proposito, tanti auguri. Parliamo di gravidanze, parliamo anche di nuovi arrivi. Nato Riccardo, il figlio di Veronica Maia, che insomma ricorre l'obbligo e il piacere Riccardo, di salutare. Tanti auguri. Lei non è incinta, però infatti c'è scritto. Infatti, Ilari, è una domanda. Ai tifosi che gli chiedevano notizie sul terzo figlio,
L'associazione Ben Informati si è scissa e c'è chi spiffera. C'è già uno scisma. C'era già l'associazione C'è Chi Giura. Sì. Però alle domande sul terzo figlio, il terzo, il numero 10, che non è il figlio, il numero 10, abbia detto qualcosa, avrebbe... La domanda è che andiamo avanti perché... E doveva andare appunto con lui. Ritorniamo su questa vicenda attraverso un altro giornale. Allora, eccolo qua, Salvatore De Lorenzis, sì. Va bene? Guardate bene i suoi capelli, guardate questa foto. Qui l'arcuglista dicendo, l'area ancora meglio attraverso Novella 2000. Sì, cerchiamo di chiarire. Se lei è sola con... Sul cibo, ricorderete la dichiarazione della scorsa settimana di Fabrizio Frizzi che disse... Alex e Belli, il figlio di Belli. Sì. Invece in tribù... Non esageriamo. No, le lanciano gli ultra, quelli che poi fanno fare le multe alle società perché hanno lanciato un petardo. La versione ulte piedi, andiamo a vedere. Oh. Andiamo a vedere. Allora, intanto, Mamma Coraggio. La foto di Mamma Coraggio, un nome famoso nella storia di... Ma è cresciuta. Ma è una levitazione. È cresciuto. Levitazione, cos'è? Lei è con Maelle insieme a Eddie, che nel frattempo, con gli anni... Ma cresciuto. Forse sono dei sono insieme, sono insieme, no? Giovane, assolutamente giovane come acqua. Dallo Marchionne. Noi di solito non parliamo mai di... Vabbè, questi in ufficio, ognuno... a casa della signora Rina Ravenna, ognuno... in ufficio, il mensile personaggi. Poi quando cade un foglio è sparito. L'Arcuri l'abbiamo liquidata, sorride perché anche lui, eccolo qua, io so rilassa. Che la regia ci tiene molto, sempre mi ha detto, no? E più si risollevano gli ascolti. Noi che cosa stiamo a fare qui? Niente, ecco qua i nuovi personaggi. Andiamo che appena entrati subito, tutte le donne vogliono il seno più grande. No, su Visto ci sono delle novità. Sì. Per avere un bel seno è un... Poi abbiamo la posta. Ridere, no, dico che ci vediamo domani alle 7.33 per il seguito. Grazie, arrivederci. Tu vuoi fare l'americano? Chi l'avrebbe mai immaginato che un giorno Doria, l'italiana, si sarebbe potuta ipoteticamente trasferire da Torino a Detroit? Settimane fa la rivista Time ha dedicato la copertina Car Star, la star dell'automobile. Perché piace così tanto agli americani? Fa alle grandi aziende europee nulla in questi anni, quindi nessuna innovazione, nessun nuovo modello, pochissime le vendite. Ma lei pensi che non è vero? Non è vero, perché l'automobile Trinità... Ma non si vendono le automobili, è un manager che gestirà i capitali. Sentiamo direttamente da lì. Dove lo fa? È il tuo momento, barba lunga, maglioncino. Il nuovo look del manager è... Ora parlate di una strategia del maglioncino. Sì, e molti hanno fa già carattere. Parte della sua natura. No. Non dimentichiamo però che sotto quel maglioncino c'è un uomo che guadagna circa 40 milioni di euro l'anno. Che io ho cercato di spiegarle che non se li merita. Diverso, comunque diverso e internazionale. No, casual. Però, E bentornati a Uno Mattina in Famiglia e buongiorno con grande piacere a Claudio Lippi. Buongiorno, buongiorno. Claudio, un omaggio che potresti fare ai nostalgici questa mattina, cioè dire a chi seguiva i Barba Papà, perché magari non tutti sanno che tutte le voci maschili dei Barba Papà erano... Che una cosa che vorrei ricordare è che la sigla cantata da me e le voci femminili erano Orietta Berti. Te l'hanno detto. Non eri nata quando... Ieri ti ho cercato, Ieri ho messo il tuo nome su Google e ho trovato anche, vedi, questa... E Barba Papà. È impossibile rifarli perché poi sono ripresi e per non pagarmi dei diritti l'ho fatto fare ad altri le voci, secondo me. È cult. Sono cult. Grazie. Cult, prego. Sì. Allora, però... Le difendo. È vero, sei stato poi anche produttore discografico con tuo fratello anche. Sì. Ma soprattutto il grande pubblico ti ama per il grande conduttore televisivo che sei, molto, molto grandi successi. Questo Claudio Lippi lo conosciamo già, oggi noi invece vogliamo scoprire qualcosa. Tu collezioni elefantini? Sì. Perché? Non lo so. Ah, così, ma è nata da, che ne so, te ne hanno regalato uno, un nuovo? Sì, esatto. È di solito, no? Siccome è un simbolo di... regalarono uno forse con queste motivazioni. Senti, ma perché questa simbologia così particolare del... Ti dirò che nel... Che è un animale straordinario l'elefante. In fondo sono docili, sono vegetariani. A me spiace che siano utilizzati come... Quindi non sono in grado di... Non sarebbero in grado di vivere allo stato brado come i loro colleghi liberi. Senti, l'elefante è anche simbolo, per esempio, della mia città, di Catania. Si chiama Olione. È anche Dumbo. Non c'entra niente. Prego, no, no. Nel senso della, della costruzione del programma. Perché io sono stato 2 ore e mezzo... Dumbo. Dumbo è...
L'elefantino. L'elefantino tenerissimo. Se mi dici anche Bambi, io piango. 43-45 giri. Li hai ereditati da qualcuno? Perché mi piacciono, li compro in giro. Ce n'è. Ne hai più di 4.000, è vero? Forse anche di più, sì. Lo stimo in questo modo perché sono tutti. No, genere, devo farlo per... ogni anno. Meraviglioso. Che è una tua grande passione, vero? Il tuo disco preferito questo? Perfino sì. Questo è il compendio di un amico e invece stiamo correndo tutti verso. Non ho capito cosa. In primavera uscirà non per il mercato italiano, questo mi spiace doverlo dire, perché non è un mercato in questo momento ricettivo. Con una tournée già prefissata in Sud America, in Australia, in Canada, forse in Cina, con un omaggio a Modugno, quindi ho scelto 9 pezzi. Fine maggio. Se non chiude prima l'azienda, voglio dire, dovresti no, grazie arrivare. Claudio, questo è un altro augurio, ben augurato. Portaci un elefantino che... dei tuoi. L'elefantino, sai chi infatti usa la proposito? Non raccontiamo dell'elefantino. Tutto quello che accade dietro le telecamere. Quindi insomma c'è questo progetto di questo omaggio. Di questo omaggio Modugno. E pensare dai dischi alle tue agende. Perché questa è bellissima. Perché sì. Tu lì. Fatto bene, bella. Sfogliare tipo, che ne so, il 5 ottobre del 1988 ero lì, cioè tu vai a ricordare. Sì, perché la memoria. Non fare i backup, i pipì, che potucche, gli iPod, gli iPhone, Scrivete anche, non perdiamo l'abitudine a scrivere. Una lettera scritta a un amico è diversa da un sms. Grazie Claudio, è una bellissima chiusa, io ti ringrazio. Arriva subito. Grazie Claudio Lippi. Grazie a voi. Il quale risulterebbe che Roma sia diventata più violenta di Napoli ed inoltre avete attribuito l'usura. Come si è arrivati a questo punto? Voleva rispondere il vice segretario anche Stefano Pieri. Buongiorno Stefano. Buongiorno. E ben trovato. Psicologo. Questo quadro di illegalità, di violenza, come si riflette? Sempre responsabilità agli amministratori, ai politici, ma anche a... segnata dalla banda della Magliana, una Roma di molti anni fa che speravamo consegnata agli archivi della memoria. Invece molti segnali sembra una fase segnata da illegalità, da violenze. Gli allarmi si moltiplicano. Piero Grasso ha evocato infiltrazioni. Sono preoccupanti. Ce li vuole ricordare? Sì, alle gambizzazioni, ai raid danno il quadro di unità. La nostra giunta sia sempre. Cosa non ha funzionato? Efficacia da parte dello Stato, perché guardate, il controllo del territorio, c'è intelligence che devono essere condivise anche con le... E devo dire che c'è un po' una... politica del territorio. Certo che è chiaro, lei infatti parlava di radici, di tessuto, perché poi l'illegalità non è che è soltanto il mancato rispetto delle regole, diventa un peso economico per il commercio, all'usuraio perché magari la banca è abusivo, perché non trovi, spesso si ritrova magari a dover uscire da sola quando cammina da sola per strada, insomma l'illegalità in qualche modo non facciamoci prendere dal panico. Sì. Una soluzione, perché negli ultimi anni si è molto parlato di ronde e di soldati nei quartieri a rischio, poi in realtà le ronde non hanno funzionato per niente, con i soldati come si è visto non è che altre soluzioni per intervenire nelle periferie e renderle più sicure. Belviso, Granelli e poi Busà. Allora io non ho mai creduto nella simulazione di Roma, dove sono stati gli incendi? Cosiddette zone a rischio, le cosiddette zone a rischio. Granelli. Per passare la linea al TG1 e dopo ancora, se lo vorrete, una mattina in famiglia. Cos'è? La sentite in sottofondo che oggi è dedicato appunto alla parola camminare. E allora camminiamo insieme con Antonio Lubrano, Stefania Orlando, Claudio Lippi e Carina. Camminare sicuramente è un'attività che fa bene alla salute, può anche essere un sopracciglio alzato, meditativa, che fa bene alla nostra salute. Quanti di voi rinunciano, che ne so, a prendere qualcuno? Cominciamo che cammina lentamente, no? Sono secoli. E su questo mondolio noi in realtà stiamo parlando. Voi avete mai fatto le vasche? Vi capita di fare le vasche? Perché nel linguaggio giovane. Io la doccia. Io solo la doccia. Giovane vuol dire avanti e indietro a piedi. Cano ha poche possibilità. Vi assicuro che. Lo anche alle processioni che accompagnano il santo patrono. Vi seguo più, però il mio ricordo è anche. Vista del nostro cammino, a ricordarcelo, Claudio Baglioni, strada facendo. Elisa, grande, grandissima. Scappa con l'equipo 84. Ricordiamo, prima dei saluti, consultate il sito www.abbonamenti.rai.it, la pagina dei nostri ospiti.
che ringraziamo per essere stati qui. Antonio Romano, Stefania Orlando, Claudio Nicchi, Karina, grazie per essere stati qui. Ciao. Buona giornata. Ciao.